mi avvicinarmi a Dio è stato veramente voglio vedere quella gloria che ci sta. Quindi quando mi hanno proposto Dio in questa chiave, col coraggio, no, io ce l'ho il coraggio, ragazzi, allora voglio far parte anch'io di questo regno di coraggio. Ero curioso di saltare nel vuoto e vedere che ci stava. Perché tanto avevo detto, o c'è sta o non c'è sta, tanto alla fine se va male, certo. Basta. I dubbi mi venivano ascoltando quello che dicevano gli altri, mettendolo a rapporto con quello che mi dicevano poi a me, che diceva proprio la Bibbia. Chiedevo anche a Luca, che era in quel momento era la nostra guida, insomma quello che stavo più avanti e conosceva anche bene la scrittura. E lui comunque ti dava una risposta, però dato che la fede deve essere un rapporto che c'hai te con Dio, quindi automaticamente la risposta te la dà lui, te la darà lui. Sono arrivata all'apice della mia situazione emotiva, psicologica, fisica, ero veramente a brandelli. E c'è stato un momento particolare, che me lo ricordo benissimo, in cui eravamo in macchina e Luca mi disse proprio: se io sto parlando con te, se siamo in questa macchina, se tu mi stai dicendo queste cose, vuol dire che Dio probabilmente ti sta chiamando, quindi prova. Il momento di svolta sono vari, però quello principale per me è stato il battesimo. In realtà non sapevo esattamente che cosa voleva dire sposarmi con Dio, no? Dare tutta la sua vita a Lui. Che a quel punto è abbandonare veramente tutto, quindi tutto quello che ci avevamo, che ci portavamo appresso, perché ovviamente noi mettendoci insieme da mezzi cristiani che ancora non avevamo ben capito qual era la situazione reale, abbiamo proprio tranquillamente fatto come se nulla fosse, come se Dio benedisse ogni qualcosa che facevamo, ma non era così. Dio ci ha chiesto proprio di toglierli, perché sennò non avrebbe potuto rifare il nostro rapporto, no? E proprio in quel periodo per me c'è stata una rinuncia grande, 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 che è stata la rinuncia alle droghe. E diciamo che non è stato per niente facile, perché la mia vita era continuamente sotto di quello, cioè nel senso non c'era un giorno che io stavo senza. Mi rendevo conto che ero veramente schiavo di quella cosa, fino a che mi hanno dato anche la mano a tirarmi fuori da tutto questo. Nel mio caso invece venivano delle mancanze che io ho vissuto nell'adolescenza, da quando ero bambina, che avevano portato il mio rapportarmi con le persone in una maniera completamente sbagliata. Quindi Dio ha proprio preso il carattere, l'ha preso, l'ha buttato, ha detto piano piano te ne costruisco uno nuovo. Ed è pazzesco, perché veramente ad oggi ci rendiamo conto di quanto questi cambiamenti sono andati proprio di pari passo, in modo tale che l'uno potesse sempre aiutare l'altro. È un miracolo. Gesù per me è coraggio, è una figura proprio di coraggio. È anche il mio diario, però. Posso veramente parlarci anch'io e dirgli veramente tutto quello che c'ho dentro, perché lui conosce il mio nome ed è questa la cosa favolosa, perché lui sa come mi chiamo, sa che mi chiamo Tiziano, sa che c'ho ste cose e sempre lo sa, come lo sa per me lo sa per tutti, e sta cosa penso sia fighissima, proprio, cioè fighissima. Gesù per me adesso è mio papà. Il rapporto che si è creato è veramente un padre con una figlia, cioè tutti i giorni a dirgli come sto, a spiegargli quali sono i problemi, a cercare veramente di aprire il cuore 100%. E lui trova sempre il modo di coccolarmi come io ho sempre voluto che un padre facesse con me, ed è proprio il modo perfetto che poteva trovare con me. Quindi Gesù è mio papà.